Ciao ragazzi, oggi siamo tornati su Counter-Strike Global Offensive. In particolare vi porterò un episodio di Overwatch, ovvero quella sezione del gioco nella quale andiamo a visionare una clip registrata durante un match competitivo e dove vedremo un giocatore che è stato reportato e in seguito decideremo se questa persona usa i cheat, griffa oppure no. Per cui scrivete nei commenti se avete dei suggerimenti riguardo questa serie o semplicemente per dire la vostra sul nostro sospettato. E niente, mettiamoci al lavoro e cerchiamo di eliminare qualche cheater dalla lunghissima lista presente in questo gioco, per cui premiamo su revisione e noi ci becchiamo direttamente in game. Ok, eccoci qua, siamo su Dust 2 e il nostro sospettato fa sta facendo 11-4 col 63% di HS. Vediamo un po' la situazione. Ci sono i CT che sono in force buy, hanno delle armi non usuali. Allora, vediamo com'è la situazione. 7-2 e i nostri CT hanno soltanto un giocatore che li sta carriando, gli altri non stanno facendo nulla di particolare. Come anche i nostri due terroristi, che in pratica in tre carriano e in due seguono. Questa kill non mi sembrava particolarmente malata. Lo spot era abbastanza scontato, bisogna vedere più avanti, perché un pochino di prefire lo sembrava, ma è anche un punto dove si può andare in prefire, perché si sa che spesso c'è qualcuno a guardare. Vediamo se ci prova. Ne ha sentito uno. Ok, ora sento due armi differenti, quindi sa che sono due lunga. Qua ci pusha giusto che muoia. Ora lui vuole il secondo. Granata inutile. Anche qua per ora non c'è niente di clamoroso, da dire no, sto qui da riportare impossibile. Ma puzzato che avevo guardato un po' ti spawn a quella maniera. Come per controllare dove stesse l'avversario. Poi non lo so, eh. Continuiamo a osservare, vedere cosa succede. Solita flash che non colpisce nessuno. Perché si ferma? Per fare cosa? Ora lo vediamo. Se cambia, vediamo se cambia qualcosa. Anche perché va troppo, cioè spara troppo in una maniera veramente, cioè sembra sempre sicuro di sé, di andare a bersaglio per forza e comunque. Perché non ha, anche lì quando ha qualcuno davanti non ha mai scrupolo nello sparare. Beh, questo ora era una kill facile. Però sembra sempre che non abbia scrupolo nello sparare quando c'è qualcuno. Come se lui per forza non potesse sbagliare. Quindi, boh. Sinceramente sono molto combattuto. Sono abbastanza combattuto. Anche qui non l'ha visto bene. Non l'ha visto bene, l'ha visto passare, ha sparato. 4 AWP per i nostri terrorist. Uno ci muore e godo. Perché è inaccettabile avere così tanti AWP. Qui non si vedeva. Non si vedeva nulla. Ha sparato sulla fiducia. Questa ci poteva più stare da The Kill. Quella di prima sinceramente no. Quella di prima non mi è piaciuta per nulla.
No, qua va in pre-fire. Qua va in pre-fire. Wallach. Si è sgamato con questa... con questa azione si è... scoperto da solo. Senza motivo. Vedete, va già... cioè, sa già dove... no, sì, assolutamente. Wallach, sa già dove sono. Se prima aveva quasi nascosto un po' il pre-fire... ora con la VP ha voluto esagerare, proprio si è smascherato da solo. Poi ogni tanto si ferma, non si sa per cosa, bellissimo questo lancio. Si è assolutamente scoperto con questa mossa. Ora sono tre. Lui invece di girare... li becca tutti. Vabbè, questo qua ha fatto una cazzata uscire. Ora da lì gli può sparare solo che da rampa e va bene. Lui controlla solo lì. E se ne va, e se ne va. Perché sono tre mid, per quale motivo? Sì, prefire, avete visto che poco prima che compaia lui gli spara. Poco prima, quando l'omino era ancora dietro la porta, lui era già pronto per sparare. E appena è uscito il primo pixel, lui ha provato a sparare. Vedete, comunque gli spara sempre con un po' di prefire. È clamoroso. E qui non sono dei rank che dici non è possibile. Che, cioè, è possibile che abbiano queste reazioni. Perché P90, autosniper. Vabbè che l'autosniper probabilmente è stato preso più per trollare che per realmente giocare. Però per me questo è nulla. Qui sono davvero indeciso. Voglio che voi mi facciate sapere cosa ne pensate realmente. Sto qua tanto Rush B dalla parte sbagliata. Voglio veramente che mi facciate sapere cosa ne pensate, perché sono in dubbio pure io. Però la mia idea è appunto che abbia del Wallach. Non so come non abbiano fatto a lasciare B, semplicemente perché non hanno lasciato tutti insieme. E soprattutto se è buggata la skin, perché abbiamo la vita blu dei CT con l'immaginetta dei terrorist. E abbiamo... la vita gialla con l'immagine degli antiterroristi, quindi bellissimo. Prefire, lo vedete. Non spuntava. Questo è prefire. Gli ha provato il wallbang. Attenzione, abbiamo un revolver in campo. Vediamo un po' cosa possono farci col revolver. Vanno di nuovo B. Quello con il revolver sta mid a prendersi un po' di danno. Così tanto per gradire. Comunque un altro rush B. Stavolta nessuno era su B. Anche da qui si denota la... no, vabbè. È inaccettabile. Vedete che come esce? Lui è subito sempre pronto a uccidere. Non hanno il tempo di uscire. Che lui è già pronto a sparargli in prefire. Questo ha il wall hack. Senza, penso, ombra di dubbio. Cioè, un po' di dubbio l'ho su alcune azioni. Per cui vorrei sapere cosa ne pensate. Però per me questo lo ha. Aiuti esterni e griffing, no. La mira assistita ha fatto tanti headshot. Però sai, con il Wallach è facile mirare già in testa, perché sai da dove ti escono, quindi appunto anticipando la tua mossa, anticipando la mira, puoi andare più per la testa. Quindi io direi che la mira assistita non c'è. Quello che c'è probabilmente è il Wallach. Quindi vorrei sapere voi cosa ne pensate e lasciatemi tutto scritto nei commenti. Detto ciò, ci vediamo al prossimo appuntamento di Overwatch e... ciao!